Teresa. Grazie Carlo, e noi parliamo di un importante, uno straordinario viaggio da Chiaromonte alla Cina e di una vita avventurosa come quella di una sceneggiatura hollywoodiana. La vita è quella, e questa avventura è quella di Ludovico Nicola Di Giura, medico della Marina. Prima ne parliamo insieme, come al solito, nel nostro appuntamento del mercoledì con Pierluigi Argoneto di Libera Scienza. Buongiorno, buongiorno Pierluigi. Un viaggio straordinario di un uomo che, amante della letteratura, dei viaggi e delle lingue, l'ha portato, ecco, per questo lungo viaggio, è così? Sì, è proprio sembra la trama di un romanzo, di un film. Ludovico Nicola Di Giura cresce a Chiaromonte, si laurea in medicina all'Università di Napoli e poi, come dicevi, fa il concorso ed entra nella Marina Militare Italiana, grazie al quale praticamente viaggia in tutto il mondo come medico a bordo delle imbarcazioni, appunto, della Marina. Arriva al porto nel 1900 nella città di Tianjin, in Cina. Tianjin, che era una piccolissima città allora, oggi è una delle città più industrializzate della Cina. Allora era una piccola città che si affacciava sul mare ed era il luogo nel quale approdavano un po' tutti i contingenti militari occidentali. Certo. Lì Ludovico Nicola Di Giura realizza un ospedale da campo dove inizia a curare non solo i militari italiani, anche i militari degli altri contingenti occidentali, e poi si sparge la voce di questa sua bravura nel curare le malattie e iniziano ad andare da lui numerosissimi cinesi. Insegna ai giovani cinesi la medicina occidentale e in cambio lui chiede delle lezioni di cinese e così inizia ad imparare quella lingua. Fino a quando cosa succede? Che succede l'imprevedibile. A quel tempo in Cina governava l'imperatrice vedova, la famigerata imperatrice Cixin, che va alla ricerca di un medico perché il suo figlio, quello che poi diventerà l'ultimo imperatore, immortalato dal famosissimo film di Bernardo Bertolucci. Certo. L'ultimo imperatore Pugino, allora un bambino, si ammala, non riescono a guarirlo i medici di corte e quindi l'imperatrice chiama il famosissimo medico italiano che operava a Tianjin, e così Ludovico Nicola Di Giura riesce ad entrare primo occidentale nella città proibita. Difficilissimo, un gran privilegio. Esattamente, riesce a guarire il piccolo imperatore e questo gli varrà la riconoscenza dell'imperatrice, che lo nomina seduta stante medico di corte, medico personale dell'imperatore. E quindi già questo potrebbe essere sicuramente un bel obiettivo raggiunto da un occidentale, ma non finisce qui, ecco, perché la passione, come si diceva, per la letteratura di Ludovico Nicola Di Giura lo porterà durante questi anni di permanenza a corte a studiare e a riuscire a superare un esame importantissimo, che molto difficile, che lo vedrà poi insomma, insignito di un'altissima onorificenza, cioè diventa mandarino di prima classe. I mandarini erano un po' un'elite, una casta, ed erano delle persone che, oltre ad avere dei ruoli di governo nella Cina imperiale, avevano anche una grandissima cultura della cultura cinese e della letteratura cinese. Infatti lui traduceva anche il cinese antico. Esatto, lui è il primo occidentale a prendere questa onorificenza, perché aveva imparato benissimo il cinese antico, il mandarino, e praticamente aveva tradotto tantissimi testi. Lui in quel periodo è stato anche corrispondente del quotidiano La Stampa, diciamo, appunto dalla Cina, ha tradotto tantissimi testi, oltre ad aver scritto anche dei testi di medicina occidentale direttamente in cinese per i giovani cinesi. Poi il ritorno a Chiaromonte, continua questa passione, questo legame con la Cina una volta qui in Basilicata? Lui vive in Cina per ben 30 anni, dal 1930 al 1930, poi ritorna in Basilicata, ritorna a Chiaromonte, passa alcuni anni lì nel paese, diventa addirittura sindaco, ma porta con sé sempre questa sua straordinaria storia, porta i materiali, porta i libri che lui stesso aveva scritto e che aveva tradotto, li tiene nel suo castello perché lui era di origini nobili e adibisce un'intera torre di questo castello a tutti questi reperti della sua vita lì in Cina, tant'è vero che ancora adesso a Chiaromonte c'è questa torre che viene chiamata appunto la Torre Cinese, perché dietro c'è questa bellissima storia. Si può visitare questa torre, si possono visitare questi reperti? Beh, sì, dovrebbero essere, diciamo,
stati valorizzati negli anni passati, ma sicuramente diciamo, è una storia che meriterebbe ulteriormente di essere valorizzata e conosciuta. E noi cercheremo un po' di farlo, perché è curioso, può andare a Chieromonte a chiedere informazioni. Noi invece questa mattina torniamo a parlare di orientamento e mondo del lavoro con un'offerta formativa dedicata.